Allora, salve a tutti. Allora, parliamo di G-Cos Dow e qui abbiamo in questa intervista due dei mantenitori di questo progetto. E la prima cosa che chiedo ai due mantenitori di questo progetto di presentarvi. Quindi presentatevi, dite chi siete. Sì, Parte ciao, Do. sono Giordano Boschetti, io sono colui che poi aveva creato G-Cos Italia, ex Opensuse Italia, e niente, basta, poi dopo continuiamo con i discorsi. Fabio. Salve, io sono Fabio Pesari. Io mi sono unito un po' dopo, ma do una mano, diciamo, a mantenere i pacchetti e varia roba. Perfetto, allora la presentazione è stata molto veloce, bravissimi. Allora, qualcuno di voi spieghi, o assieme vedete voi, cos'è il progetto G-Cos Dow? Allora, beh, prima di tutto, come è iniziato? È iniziato che fondamentalmente serviva a me, cioè io sono un estimatore di OpenSUSE come distribuzione perché la ritengo una workstation professionale di buon livello. Mi ha permesso anche di lavorare anche proprio nelle aziende in vari rami. E mi serviva quindi dei pacchetti audio e cominciai quindi a crearmi questo repository dove inserire ciò che mi serviva perché diciamo, nessuno aveva ancora approcciato il discorso audio su questa distribuzione. Fino a che un giorno diciamo, ho cominciato a vedere che i pacchetti erano molti e poteva diventare un progetto. Poi conobbi Fabius che aveva anche lui le stesse esigenze, però più in ramo elettronico. E niente, poi in maniera del tutto naturale ha cominciato a popolarsi e è diventato un progetto vero e proprio che riguarda di portare praticamente una DAW professionale in questa distribuzione. Fabio, da aggiungere qualcosa? No, se non che noi proviamo comunque a collaborare quanto più possibile con Upstream, abbiamo anche dei contatti con chi mantiene altre distro di natura musicale, quindi fondamentalmente ci sentiamo ben integrati nell'ecosistema, se vogliamo, del software libero di GNU Linux e tutto ciò che riguarda il mondo audio a riguardo. Allora, una precisazione perché magari chi non è del mondo musicale vi ho sentito dire DAW e chi non sa cos'è, boh, rimane un po' spaesato. Quindi chi di voi fa la spiegazione di che cos'è una DAW? Beh, fondamentalmente è Digital Audio Workstation, quindi un qualsiasi computer, può essere anche un hardware, un computer, qualsiasi cosa che è adibita a gestire l'audio in maniera completa, fondamentalmente. Ok, altra domanda è, nel gruppo ci sono ruoli, si sono formati ruoli, se si sono formati, come si sono formati questi ruoli? Ma si sono formati in realtà in maniera del tutto naturale, perché sempre in base alle esigenze, perché voglio ribadire che noi fondamentalmente usiamo tutti questi software, perché siamo musicisti e quindi da lì nasce tutto. Io sono più verso il metal, rock, è un genere più, diciamo, analogico, diciamo analog di base, mentre Fabius è più sul digitale, quindi alla fine ci compensiamo e dà anche molte dritte riguardo alle licenze, perché lui è molto più portato di me verso le licenze e cose varie, quindi è. Vuoi aggiungere qualcosa, Fabio? No, no, confermo quello che ha detto Joe, sono abbastanza naturali i ruoli, anche Konstantin che è il terzo, che qui non c'è perché è russo, quindi sia per i fusi orari che per la lingua non si troverebbe, ci dà una mano a creare pacchetti e a mantenere quelli che ci sono già, quindi fondamentalmente il nostro lavoro di squadra è anche molto indipendente a dire il vero, lavoriamo indipendentemente e ci coordiniamo su alcune cose più, diciamo. Sì, poi lui nel caso specifico gestisce Tumbleweed, che è un'altra versione di OpenSUSE, che è una Rolling. Siccome lui usa, anche lui suona ed usa Tumbleweed, lui gestisce quella cosa anche se noi ufficialmente supportiamo la LIP, che è la versione, diciamo, stabile. Quindi volendo uno può anche usare la Tumbleweed, che comunque riusciamo a gestirla anche grazie a lui.
Allora, voi avete parlato di pacchettizzare. Vabbè, io lo so e quindi per me è scontato, però credo che sia giusto spiegare come funziona la pacchettizzazione in generale in SUSE, che è ben diversa da altri sistemi. Sì, diciamo, SUSE utilizza, diciamo, si può fare tutto tramite web. Nel caso di Fabius utilizza anche il tool specifico per fare i backup in caso di disastri, non si sa mai. E, praticamente è un po' particolare perché rispetto a altri è praticamente un cloud. Quindi all'interno c'è proprio la distribuzione, quindi tutti i pacchetti aggiornati della distribuzione vengono caricati i sorgenti che si pacchettizzeranno, verranno quindi buildati, detto all'italiana, sopra la versione corrente del sistema operativo che uno sta utilizzando. Quindi è un po' come fare praticamente una compilazione macchina, come se tu lo compilassi sulla macchina che stai usando fisicamente. Quindi è un po' questo il vantaggio, dà anche una facile gestione, coordinazione, possibilità di coordinarsi upstream, cioè upstream significa fatto un pacchetto, mandarlo direttamente ai gestori dei repository principali che se lo accettano diventa parte della distribuzione ufficialmente. Perché a noi ci piace anche lavorare in questa maniera, non è che ci vogliamo tenere tutto per noi o fare, cioè, la filosofia open source è anche questa, insomma. Allora, hai saltato un'informazione, magari l'hai data per scontata, cioè quello che hai spiegato è OBS, che non è OBS Studio, è o No, Open no, assolutamente. Open Build System. Service, che sarebbe un servizio via web, cioè hai saltato proprio il fatto che il servizio si chiama OBS, se no la gente non capisce come fai a fare tutto nel cloud, diciamo, solo questo. Sì, alla fine è semplicemente un'interfaccia grafica, semplicemente per modo di dire, perché poi c'è tutto un ecosistema dietro, in cui gestisci, come ho detto ora io. Hai fatto bene a ribadirlo perché. Allora, diciamo che se gli utenti che sono qui o quelli che si guardaranno i video stanno cercando di capirsi qualcosa, dovrebbero aver intuito che è un repository. Quindi Sì. dovrebbero prima installarsi una delle due versioni che abbiamo detto di OpenSUSE, 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 come vogliamo chiamarla, sempre uguale, e Ok. poi dovrebbero aggiungere questo repository in più. Quindi questo Sì. dovrebbe essere il giochetto. Ma allora io posso Noi prendermi. abbiamo cercato, grazie a delle feature che ha OpenSUSE, che è lo one click, che non è altro che un XML che viene riconosciuto dal sistema, ora, questo è un po' tecnico, però di cui uno può cliccare sopra l'immagine, one click o il link, e automaticamente viene installato, nel nostro caso, un pacchetto che poi si porterà dietro tutto il sistema base per fare una workstation professionale già configurata dopo il primo riavvio. Quindi Cioè, basta andare sul nostro sito che. cioè in automatico viene installato il repository, viene esploso il pacchetto, viene installato tutto il software, viene anche preconfigurato e ha un Diciamo riavvio quello base di software, quindi automatico. il famoso Ardour per chi. Quindi al primo avvio ho già Jack funzionante, non devo andarci a mettere le mani per scrivere dei No, file. assolutamente. Questa è una cosa abbastanza importante da far capire perché io potevo prendermi qualunque distribuzione basata su Debian e dire ah, ok, mi metto repository di KX Studio. Poi dopo a mano devo andarmi a vedere tutte le guide, leggere, brigare e configurare. Se non so farlo, non sono attivo in 2 minuti, 3 minuti, il tempo che ci ha No, messo. diciamo c'è da configurare dei problemi sui limiti della memoria per il real time. Ci sono varie Ecco, cose da configurare di base in Linux. che sulla nostra distribuzione col nostro repository è il sistema che ci permette di avere OpenSUSE, abbiamo già tutto configurato Configurato, serve un riavvio, in questo caso forzato è un po' alla Windows, però purtroppo serve perché comunque viene configurato anche il kernel all'avvio. Per un utilizzo real time per sbloccare la memoria per poi comunque avere l'audio in tempo reale. Ok, la domanda è quella che avete già un po' risposto, però comunque ve la faccio comunque. Perché un musicista o un producer dovrebbe scegliere questo sistema per fare musica e non un classico sistema Windows o Mac? Ma, la parola chiave credo che sia l'affidabilità, che questo non è che altre distribuzioni non sono affidabili,
Ma diciamo che OpenSUSE è particolarmente ispirato per essere una workstation, quindi si sta parlando della LIP, no? Della Tumble Weed che è più da smanettoni, quindi non la versione rolling. E si basa praticamente su SUSE Enterprise, che si sono fusi con OpenSUSE ed è diventata la LIP, scritto LEAP. Quindi praticamente si ha un codice del tutto affidabile, usato regolarmente anche per lavoro, anche ad alti livelli da sistemisti, e sopra ci si può costruire un po' qualsiasi cosa, poi dipende dai progetti che ci sono. Di base comunque si può utilizzare anche oltre la musica, non è come altre distribuzioni che sono incentrate sulla musica e faticano, magari hanno dei kernel real-time particolarmente configurati pesanti. Lei la puoi usare comunque come una workstation professionale, poi la sera fai la tua musica tranquillamente, se c'è un portatile, un fisso è irrilevante, e quindi è l'affidabilità in prima di tutto. Si ha 3 anni, adesso uscirà la nuova versione, la 15.2, si avrà 3 anni di supporto con i vari service pack come la l'Enterprise, quindi per 3 anni si ha la garanzia di avere un sistema ultra stabile per fare musica, quindi se uno ha uno studio di registrazione o qualsiasi, anche per l'home studio volendo, cioè non è un... Quindi questo è il motivo principale. Fabio, hai da aggiungere qualcosa? Sì, potrei parlare per esempio della flessibilità che offre un sistema come il nostro, o come in generale ciò che troviamo nel mondo del software libero, perché a volte diciamo ci facciamo un po' del male guardando con ammirazione i software proprietari che fanno questo e fanno quello, sono usati da questo e sono usati da quello, ma non ci soffermiamo a riflettere su ciò che abbiamo a disposizione noi. C'è tutta una serie di un mondo di software, specialmente relativo al campo del sound design. Parlo di C-Sound, parlo di Pure Data, parlo di Super Collider, parlo anche del protocollo OSC, Open Sound Control. Tutto questo mondo è molto difficile accedere a questo mondo quando non si ha pieno controllo della propria macchina. Quindi, fondamentalmente, ecco, per tutti i musicisti elettronici, i sound designer che stanno ascoltando questo talk, sicuramente c'è un posto anche per voi utilizzando questo repo. Allora, possiamo fare a grandi linee dei paralleli per chi magari conosce i software più blasonati a pagamento, come Digital Audio Workstation, e magari software sintetizzatori o software per chitarra, e dire se esiste qualcosa di parallelo sulla nostra distribuzione. O se non c'è questo parallelismo, bisogna per forza dire no, devi dimenticarti tutto quello che facevi prima, di qua devi lavorare in maniera completamente diversa. Guarda, allora, per quanto riguarda il mio campo, che è più chitarra e altri tipi di suoni, quindi non elettronica, la risposta è un po' nel mezzo. Nel senso che è difficile fare un parallelo fra i software, e poi c'è un modo di lavorare che è un po' diverso. Questo non significa che ti devi dimenticare tutto. Diciamo che si lavora in maniera diversa, esistono plugin che fanno cose simili, ma hanno un altro tipo di approccio. L'approccio, esempio, per chi usa Windows e Mac è un po' diverso, è sempre sul andare a prendere il meglio, lasciamo fare i crack, che è un'altra cosa ancora. Andare a prendere quindi quello che è il meglio, quel sentitore, quello che usa quel DJ, ecco qua uno deve dimenticare quell'approccio e entrare nella concezione della musica professionale. Cioè, come farebbe un produttore? Il produttore non va a vedere il DJ tot, tat, tali che usa. Ascolta. E c'è un sacco di roba veramente buona e professionale in Linux. Però bisogna un attimino sapere ascoltare. Questa è l'unica forse difficoltà che ci può essere, perché comunque non è usata da tutti. Musicisti su Linux ancora, la musica su Linux ancora si deve sdoganare. Però ci sono dei software assurdi, come uno che mi ha citato qualche giorno fa, Fabio, che riguarda la chitarra, perché un pochino lamentavo diciamo, la mancanza di software per chitarra, cioè di simulazione di amplificatori, io utilizzo un hardware. E abbiamo trovato questo profilatore, che è praticamente un camper dei poveri, ma poi non è dei poveri in realtà, perché funziona egregiamente. Mi sono profilato dei suoni che ho sull'hardware ed è praticamente... Cioè, uguale, sputato, la risposta è ottima, dinamica, addirittura può regolare i voltaggi delle finali, per chi è chitarrista magari, per chi non lo è,
Comunque è buona roba, infatti da qui a poco farò dei profili da mettere sul nostro repository di vari amplificatori, Mesa, Fender, la EVH, quello che è, in maniera che uno si scarica il profilo e c'è il suono di quell'amplificatore, che è praticamente come avere un camper via software. Quindi le possibilità ci sono, in realtà, solo che bisogna un attimino, e noi quello che cerchiamo di fare è informare le persone, quindi per quello abbiamo fatto il sito, abbiamo cercato di rendere un accesso facile, abbiamo un canale di supporto. Ma abbiamo anche il canale di supporto di Gecos Italia, quindi se una difficoltà di installare questo è importante perché tante distribuzioni magari hanno il forum, però poi dopo ti danno risposte. Noi abbiamo, quanti sono? 200 utenti nel canale principale, quindi se una difficoltà con la distribuzione, problemi non ce ne sono. Poi ci siamo sempre noi, arriva uno, ah, ma i delay, prendiamo e compiliamo subito sui repository. Cioè, siamo molto attivi sull'ascolto proprio di quello che serve anche a persone che vogliono suonare, non vogliono stare lì dietro ai tecnicismi, per Almeno forza. abbiamo dei software principali per la creazione di, non so, un brano musicale come se fossimo in studio. Sì. Dipende dal genere, però sì, ci sono per fare tutto. Abbiamo, generalmente stiamo gestendo e configurando e pacchettizzando Arduino come Digital Audio Workstation Sì, principale. E la adesso sì. cosa che abbiamo è che abbiamo una versione nuovissima, la versione 6, giusto? Sì, compilata anche con tutti i vari workaround del caso, perché comunque magari l'esportazione MP3 non lo fanno tutte le distribuzioni, ma noi curiamo anche questi particolari perché ci teniamo che deve essere tutto funzionante, perché poi arriva la persona e dice: ma perché non esporta in MP3? Noi non è che prendiamo e buttiamo sopra i software, ma cerchiamo proprio di portarli al Perché in massimo di quello che realtà, possono voi fare. due producete musica, addirittura Joe, hai fatto un CD intero con questo sistema. E Sì, si può fare tutto. quindi cioè, il discorso è quando hai messo su Ardour 6, hai visto tutte le patch da dover mettere su per renderlo operativo al 100%, non hai buttato Ma su qualcosa. io, Fabio, abbiamo fatto anche un brainstorming proprio nel gruppo, cioè con degli utenti addirittura, ci hanno aiutato. Quassù ci siamo messi tutti insieme, abbiamo capito qual è il problema principale, abbiamo fatto la patch. Cioè, quindi siamo attivi proprio da questo punto di vista. Quindi il software che c'è all'interno è comunque testato e funzionante Ma perché direttamente da noi, certo. se entrasse da persona nuova e dicesse ok, io ho come obiettivo la sparo grossa entro 6 mesi arrivare a produrre il mio primo brano, se questo comincia ogni giorno a segnalare non so far questo, ah ma è un errore, non so far quest'altro, ah ma ha trovato un modo di lavorare suo che però non c'è la patch, gliela facciamo. Cioè, collaboriamo con queste persone perché ci migliorerebbero il sistema, non è che lo mandiamo a quel paese, tu segui quello che No, hanno fatto assolutamente, no, no, no. noi, quello che hanno fatto noi è perfettissimo e il tuo modo, ciao e ti Anzi, lasciamo. a noi ci è utile per il progetto proprio questa cosa, perché magari chi è da dentro, noi siamo più esperti, quindi tante cose le risolvi un po' al volo e fai funzionare sempre tutto. Poi arriva la persona più inesperta, ah, non mi funziona, allora magari crea un programmino custom che ti autoconfigura qualcosa, cioè cerchiamo di migliorare proprio anche per l'utente medio, cioè quello lì che viene, che ne so, da Windows. Non che lì non c'è da smanettare, ma che però cerchiamo di essere più facili possibili. Cioè, uno deve arrivare a suonare, fondamentalmente è quello. Allora, Se abbiamo vuoi, mando un pezzettino, se funziona l'audio, sì, abbiamo mando un pochi pezzettino per far minuti, quindi sentire circa 2 minuti, quindi siccome il non tipo di diciamo audio. sì, prova a fare in taglio. Allora, batteria è fatta con vari programmi per Dimmi. La batteria è fatta con vari programmi per Linux. Cos'hai usato? Drum, Gizmo? No, no, per la batteria in realtà lì ho fatto un trick, ma perché sono malato io? Cioè io nel senso io uso Carla con un plugin di Windows in questo caso. Ah, Cioè ok. Fabio mi sta maledicendo perché... Cioè, spieghiamo le cose anche se uno entra nel nostro gruppo e dice no, io ho per forza quel suono che fa solo quel plugin che è per Non Windows. c'è problemi perché noi abbiamo messo questo rack Carla, c'è poco tempo,
però l'abbiamo anche compilato con il supporto per i VST di Windows. Quindi uno volendo scaricare questi, perché purtroppo per su alcune cosine non c'è l'alternativa. Sulla batteria sì, ce ne abbiamo tante, sono io che ho particolari esigenze, però su altre cose ci possono essere. Poi anche una questione di relativa per esempio ai sample. I sample chiaramente non dipendono dal sistema operativo, però ci sono plugin che hanno dei sample di qualità più alta e plugin che hanno sample di qualità più bassa. Questo non dipende dalla qualità del software fondamentalmente. No, okay, è solo per aumentare Fabio, le possibilità. E poi cosa? Fabio, Fabio, vai a farci sentire qualcosa? In questo momento no. Ah, no, avevi fatto prima. Guarda, io ho un brano elettronico di un utente del okay. canale. Vai, vai, vai. Fatto interamente in Arduino. Abbiamo 10 secondi, quindi abbiamo praticamente abbiamo finito adesso. Cioè la sì. domande adesso domande. Duschi duschi. E gli utenti hanno domande e ce le possono fare benissimo. O siamo stati tutti esaustivi. Allora c'era una domanda di Onire nella chat, forse avete già risposto, comunque diceva installo OpenSUSE e poi ci metto sopra DAV oppure parto dalla ISO di DAV? E installi OpenSUSE e poi metti il repository e appena l'hai messo si esplode tutto quello che serve, avrai i pacchetti minimali già configurati. Esplode in senso sì, buono. Dal sito è molto semplice, basta che vai, cioè, le istruzioni sono tre passi da fare in croce, un clic con Firefox e parte tutta l'installazione e la configurazione. La distribuzione non esplode mai, non va mai in bomba, però i pacchetti quando li devi installare e configurare il termine è esplode, perché da pacchetti dati compressi si aprono e quindi il termine è si usa quello. Proprio una questione lessicale. Sì, però e tanti dicono allora poi si esplode, no, non è vero. Vi faccio una domanda io: da quanto tempo vi occupate a livello professionale di audio e da quanto tempo di Linux? Comincio io? Sì, Gio, rispondi tu. Allora, vabbè, io Linux ho iniziato che era il 98-99, ancora usavo Windows. Poi man mano sempre di più a Linux, col fatto che comunque è sempre di più migliorato, fino a OpenSUSE che finalmente mi ha fatto disinstallare completamente Linux, Windows, e sono da 20 anni più o meno, dagli stessi anni, quindi è stato un percorso diciamo parallelo. E poi vabbè, questo progetto c'è da un annetto e mezzo, ma ho sempre comunque suonato a prescindere dal progetto. Oh, io invece diciamo che uso GNU Linux da una quindicina d'anni, suono più o meno da altrettanto tempo, anche se con alti e bassi non sono tanto costante. Io non sono un professionista della musica, sono in un coro parrocchiale e per conto mio poi mi piace molto la musica, chiaramente faccio altre cose, anche esperimenti di musica elettronica, cose di questo tipo. Però diciamo io sono più per il lato, se vogliamo, software, in particolare mi interessa lo sviluppo software, anche se non mi sono mai cimentato sullo sviluppo di un software audio mio, però adesso sto mettendo mano molto spesso a quello degli altri, quindi... Ok, io mi sto occupando. Due domande. Una forse non si era capito, chiede Enrico se siete i founder. Sì, Joe è il founder di tutto. Okay. Sì, praticamente. E di base... Poi abbiamo Ivo, che è il co-founder, diciamo, di Jacos Italia. E si potrebbe dire che Fabius è praticamente il co-founder di Jacos Do, che è una... Ok, quindi questo è quanto. Poi c'è un'altra domanda da Anonimo. Anonimo guest, negli anni 80 con l'Amiga usavo un software, non ricordo il nome, mi permetteva di campionare e registrare un suono, ad esempio uno starnuto, miagolio, o comunque spezzoni brevi.
e poi potevi creare una scorta di spartito musicale associando alle note il suono campionato. C'è anche questa possibilità? Vai Fabius. Sì, sì, c'è questa possibilità. Il software che usava il nostro amico probabilmente era un tracker, ok? E ce ne sono diversi, e anche di più moderni, quindi che non utilizzano delle interfacce tipo bitmap, ma che utilizzano delle interfacce più moderne. Per esempio, ne faccio un nome, Tutka, che utilizza MIDI e quindi utilizza bene con qualsiasi strumento. Ma ce ne sono altri, come Milky Tracker, che appunto permette di fare questo in maniera molto più old school. Quindi fondamentalmente quella è una funzione di campionamento che chiaramente fa parte del tracker, e quindi ce ne sono di tracker. Anzi, ne abbiamo anche alcuni utilizzabili via linea di comando. E non solo questo, vorrei aggiungere che è una particolare attenzione per cercare di avere software anche utilizzabili alle persone non vedenti all'interno del repo. Quindi è una cosa che si sta costruendo pian piano. Purtroppo non abbiamo molti utenti che sono capaci di testare questa cosa in prima persona, e noi chiaramente non abbiamo questa possibilità, però c'è comunque una cura, un'idea di avere questo software. Quindi speriamo che in futuro Gecosto sarà facile da usare anche per gli utenti non vedenti. Benissimo, allora io concluderei con un grande grazie a Ivo, Giordano e Fabio per essere stati qui con noi stasera, per aver condiviso la loro esperienza. Grazie a voi per la possibilità. Grazie a voi tutti di cuore.